Giusy Barbato, 37 anni, si è spenta nelle scorse ore all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, stroncata dal Covid-19, originaria di Villaricca, nella provincia di Napoli. La donna, come tutta la sua famiglia, tutti contagiati, non era vaccinata. La madre della ragazza, Maria Teresa, da poco è uscita dal Covid, a internapoli.it ha comunicato l'insanabile dolore per la perdita di una figlia. Abbiamo pagato con la morte di Giusy, anche i miei figli si vaccineranno. Avevamo solo paura, troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti i giovani. Sono sempre più sconvolta. Non sono una Novax, non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Dopo essere risultata positiva al SARS-CoV-2 insieme ad altri 4 componenti della sua famiglia, le condizioni di Giusy si sono aggravate. La donna è stata dapprima ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e poi in quello di Frattamaggiore, dove purtroppo è deceduta.